Bentornata. Ecco le domande per lei. Il libro d'amore che le è più caro? Ci sono tantissimi libri a cui sono molto legata. In questo momento, sinceramente, è un libro d'amore e vorrei leggerlo per curare quelle che sono le ferite della storia che ho appena vissuto. Una storia molto improvvisa che è arrivata nella mia vita veramente come un fulmine a ciel sereno che ha cambiato completamente la mia esistenza. E una storia però dalla quale esco con molto dolore e vorrei proprio che ci fosse un libro che può curare queste ferite. Non lo conosco ancora. Che cos'è che avrebbe voluto dire alla persona amata e che invece non potrà più dire? Avrei voluto dirgli che ero amica di sua madre, che sapevo tutto della sua vita, che sapevo anche che la nostra era una storia impossibile. Avrei voluto dirgli che avrebbe avuto diritto a una storia con una ragazza della sua età, non con una signora come me. E avrei voluto dirgli che quello che ho vissuto con lui non l'ho vissuto con nessun altro. Cosa le manca del suo paese natale? Beh, del Giappone mi manca un po' il rigore, la schematicità, anche la tradizione, sa? Qui negli Stati Uniti la libertà è un grandissimo valore, però nella tradizione della mia famiglia forse erano importanti questi valori, queste piccole certezze che ci aiutavano ad andare avanti nella vita con un po' più di sicurezza. E in questo paese forse la libertà a me ha creato più problemi. Grazie La ringrazio. a lei.